Veramente il fondatore ha sofferto molto, possiamo dire negli ultimi 3 anni della sua vita, perché quando Monsignor Perlo ha preso lui in mano, Monsignor Perlo ha preso, bene, adesso sono io, quindi faccio io. E ha dato un'impronta, forse non fuori del seminato, ma certamente un'impronta che non sempre l'Allamano condivideva. E allora quando si è accorto che desideravano metterlo un po' a parte, lui ha accettato, ma ha accettato anche con molto dolore. E questo suo dolore l'ha espresso ad alcuni dei missionari e anche delle missionarie. È stato quasi come uno sfogo, il non poter più essere libero di dare all'istituto e poi l'altra parte perché vedeva che l'istituto stava indirizzandosi in certe scelte che lui non condivideva. Ad esempio, l'apertura della Somalia, l'apertura dell'India, l'apertura eccetera. Monsignor Perlo era tutto fuoco, andare, fare, aprire. Anche quando non aveva il personale, metteva degli studenti a capo di una comunità, pur di poter conquistare. L'Allamano era il contrario. Noi siamo piccoli, siamo contenti di essere pochi, ma quel poco che siamo noi lo vogliamo fare bene. Quindi non facciamo il passo più lungo della gamba. Facciamo tutto il possibile, lavoriamo, impegniamoci, ma facciamo bene le cose. E quello poi si traduceva nelle scelte delle aperture, nell'invio del personale e così via. Come ad esempio quando hanno mandato ancora studenti di teologia, li hanno mandati in Somalia. Monsignor Padre Bisio, che è stato poi colui che ha fondato Aperto in Brasile, è stato mandato a prima missione come studente a Mogadiscio, messo a capo di una grande scuola. E lui doveva ancora finire la teologia. L'Allamano di quelle cose ci soffriva molto. No, loro sono studenti, devono fare bene i loro studi. Ogni cosa a suo tempo. E quella è stata la grande sofferenza della fine. Però c'è un altro risvolto, un'altra lettura. Dicono gli studiosi dei carismi dei fondatori che tutti i fondatori hanno pagato con grande sofferenza le loro aperture. Quasi, ecco, che la croce, che è parte intima di ogni cammino spirituale, di ogni cammino di santità, per un fondatore non è sempre il battimane, ma tante volte viene un pochettino tolto, messo. E quello viene in quasi tutti i fondatori. Vengono, in certo senso, trovano degli ostacoli. Per noi, io penso che sarebbe bello un bello studio su questi ultimi anni e capire un po' come anche questo si situi proprio in ciò che qualifica il suo carisma. È un carisma pagato con la croce. Non è un carisma semplicemente venuto dallo Spirito Santo, come tutti i carismi, che poi lui si sviluppa e tutti gli battono le mani. Il fondatore ha trovato molte difficoltà anche lì, quando i preti di Torino dicevano cosa vanno a fare in Africa così, quando si incominciava lì a mettere le prime scuole, a insegnare, i fratelli insegnavano falegnameria,
Ha detto, ma cosa? Voi andate lì per salvare anime, battezzate. Il fondatore, infatti, diceva, prima facciamo gli uomini e poi li faremo cristiani. Per lui è stata una gioia immensa quando l'approvazione delle Costituzioni, il Papa stesso ha detto, noi siamo compiaciuti che questi missionari non solo predicano, ma anche aiutano le persone a maturare, a svilupparsi, eccetera. E quella è stata una conferma di quella intuizione che certamente è venuto lui nella preghiera, ma anche in questo clima torinese di allora, in cui era molto attento a tutte queste tragedie, chiamiamola così, della società e così via.